Qui a Punta Cormorano, su Floreana, non ci sono cormorani, ma abbiamo dei bellissimi fenicotteri. Di che colore, Margherita, sono questi fenicotteri? I fenicotteri sono di colore rosa per un gamberetto che mangiano, però assumono questo colore soltanto da adulti. Infatti quelli che abbiamo visto giovani come sono? Sono bianchi e neri. E invece questo colore poi che succede? Quando muoia, al contrario delle sue epidi blu, quando i fenicotteri rosa muoiono, non perdono il colore. Tu lo sai perché? No, non lo so. Perché nei fenicotteri questo colore fa parte della loro pigmentazione, quindi ce l'hanno sempre. Una volta che le penne si sono colorate, rimangono colorate. Lo possono estrarre addirittura i biologi dalle penne quando i fenicotteri sono morti. Invece nelle sule questo colore dipende da due cose: dalla temperatura, quindi quando muoiono diventano freddi e lo perdono, ma anche dal fatto che per mantenere questo colore hanno bisogno di un ormone che loro hanno, e solo quando sono in vita questo ormone funziona. Alla stazione di ricerca Darwin sull'isola di Santa Cruz i bambini scopriranno oggi i segreti della catena alimentare del mare. Allora bambini, questo è un retino di fitoplancton, e quando siamo andati sott'acqua prima avete visto che l'acqua qui è abbastanza torbida. Questa torbidità non è sporco, sono piccoli microorganismi e la più gran parte è fitoplancton, che vuol dire cellule microscopiche che vedremo anche dopo, e queste cellule servono, sono l'inizio della catena alimentare nel mare. Con questo retino noi andiamo a pescarli, è molto facile, si fa la calata. Adesso vi faccio vedere, vedi che abbiamo tanta corrente adesso, lascialo andare, ancora, adesso puoi ritirarlo lentamente, tirarlo su lentamente, vedete qua c'è già qualcosa dentro, le bestioline stesse stanno qua sotto in questo cosino qua, che poi svuotiamo. Perché è importante il fitoplancton? Il fitoplancton è l'inizio della catena alimentare ed è l'alimento del plancton, che è il più piccolo essere vivente nel mare, e che viene mangiato da poi un animale più grande, che poi è un altro animale più grande viene mangiato, e quindi è indispensabile per tutta la catena alimentare. Questo è l'ingresso della stazione Darwin, un centro di ricerca tutto dedicato all'evoluzione, che continua nella tradizione di Darwin stesso e che oggi visiteremo, e in più utilizzeremo i loro laboratori per vedere coi bambini cosa abbiamo pescato in mare. Questo qua è un microscopio stereoscopico, e per vedere bene dovete avere la distanza giusta dei due oculari, come col binocolo, lo conoscete già. Questi sono dei campioni, adesso li studiamo. Sono appena presi dal mare. Natalia, che è una dottoranda qui della stazione Darwin, ha appena chiesto a Tommaso di osservare, di prendere con la pinzetta e di riconoscere l'animale da questa tabella. E tu cosa hai trovato? Hai trovato qualcosa che corrisponde alla tabella, Tommaso? Vediamo. Allora, queste... Sicuramente questo qua. E che cos'è? Gamberetto, sembra un gamberetto? Sì, hai indovinato. Bravo! Le prime larve dei vermi nuotano anche, non stanno sul fondo. Questo è molto grande ed è una larva di un crostaceo. Adesso Tommaso ci guardiamo il fitoplancton, quello che abbiamo raccolto col retino in barca. Questo è il cibo del mesozooplancton, e nel mare il fitoplancton rappresenta le piante, come da noi sulla terra. Senza piante gli animali non potrebbero vivere. C'è ancora una cosa che volevo raccontarvi sul fitoplancton, perché tutti questi organismi hanno una cosa in comune, sono unicellulari, che loro non fanno figli, loro si dividono a metà, così, 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 e dopo hai due nuovi,
che è abbastanza sorprendente perché gli altri animali fanno fili, no? In realtà, quando un unicellulare si è diviso, secondo voi, chi è la mamma e chi è il figlio? La mamma può essere, o il papà può essere quello che si è... ha voluto dividersi, che lui si è sforzato a dividersi e ci è riuscito e ne ha fatto un altro pezzo, che quello più o meno è suo figlio. Allora, l'ipotesi è bella, solo il problema è che una volta che si sono divisi, come faccio a riconoscere chi era quello che ha deciso? Mi pare che il fitoplancton non abbia un cervello, quindi non potrebbe... completamente decidere, gli viene naturale. Allora, le spiegazioni alla fine erano giuste, nel senso che non c'è papà o mamma e figlio, perché tutti e due sono sia mamma e papà, vuol dire che sono uguali, identici alla fine. E questo ha una conseguenza molto importante, perché visto che non c'è mamma e papà, non ci sono i vecchi e i giovani, loro non muoiono mai, perché... il morire ha solo cominciato con gli animali pluricellulari che sono fatti da tante cellule che vengono dopo. Gli unicellulari si dividono e non muoiono mai. Per me perché alcuni vengono mangiati, anzi moltissimi vengono mangiati. Effettivamente loro sono all'inizio della catena alimentare. In realtà loro, per dire, si dividono come i matti, crescono come i matti, ma con lo stesso ritmo che si dividono vengono anche mangiati da quelli sopra. E se non fossero così veloci avremmo avuto dei problemi. La stazione Darwin è uno dei più importanti centri di allevamento di un altro tipo di tartaruga, la tartaruga a stella, che è proprio quella che dà il nome a questo arcipelago, Galapagos. E qui ce n'è una molto famosa, vero Alfred? Sì, questa è Lonesome George, che è l'unica che è rimasta di una popolazione. Lonesome George è una tartaruga, il George solitario. La chiamano il solitario, sapete perché? Perché poverino non sono riusciti a trovargli una compagna e quindi è rimasto solo. È una tartaruga che dicono abbia più di 200 anni e che addirittura Darwin stesso abbia conosciuto. Ma perché non sono riusciti a trovare una compagna, visto che noi abbiamo trovato un sacco di tartarughe? È perché su Pinta Island, dove vive Lonesome George, o dove l'hanno trovato, non hanno più trovato nessun'altra tartaruga.